Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per mostrarvi il server CraftWorld, che è un server che ho creato io, della quale sono il founder. E questo server è gestito interamente da un plugin che ho creato sempre io. E questo non è un server faction, minigame o queste cose qui. Ma è un server nella quale voi potete entrare e crearvi un vostro mondo privato nella quale potete invitare dei vostri amici a giocarci, un po' come se fosse un server privato di Minecraft, e il server si basa tutto su di questo. Quindi iniziamo subito intanto a vedere quello che c'è allo spawn per poi passare al vedere come si crea un mondo. Qui vicino allo spawn troverete una bacheca nella quale c'è scritto quello che vi ho detto finora, e di fianco alla bacheca troverete una cesta che è piena di libri. Quindi, se avete dei consigli da darci per il server, oppure volete segnalarci un bug o farci una richiesta, basta che prendete un libro, scrivete la vostra richiesta e lo firmate, infine lo buttate nell'hopper. Mi raccomando ragazzi, è importante che firmiate il libro perché se non è firmato non sarà letto. Quindi poi il libro verrà letto entro 24 ore da un membro dello staff. Ora che abbiamo visto un po' com'è lo spawn, vediamo subito di iniziare con i comandi. Quindi i comandi che userete di più inizieranno tutti con Craft World. Perché infatti scrivendo Craft World ecco qua che vi compaiono tutti i comandi. Quindi abbiamo il comando create server che serve per creare un nuovo mondo privato, il comando join server che serve ad entrare in un mondo privato, dovete essere per forza invitati altrimenti non potrete entrare, poi servers per vedere la lista dei mondi che sono stati creati. Kick per disconnettere un player dal vostro mondo, lo manderete in questo modo allo spawn. Ban è come con il kick, però non permetterete più a quel player di entrare nel vostro mondo. Invite che serve per invitare un player a giocare nel vostro mondo. Accept invite che serve per accettare l'invito. Se mandate l'invito però il player non l'accetta, non potrà entrare. List backups per vedere la lista dei backup del vostro mondo, dato che ogni giorno verrà creato un backup, quindi quando vedrete la lista vi darà la data di tutti i backup che sono stati creati. Put backup che serve per mettere un backup del vostro mondo. E una cosa che voglio farvi notare è che potete mettere massimo un backup al giorno, quindi state ben attenti a non sbagliare la data. E infine spawn che serve per andare allo spawn. Quindi iniziamo subito a vedere come si crea un server. Dovete scrivere slash craft world create server, poi dovete mettere il nome che deve essere di una lunghezza compresa tra 4 e 15 caratteri e il nome può essere composto solo da lettere, numeri e l'unico carattere speciale è l'underscore, per gli altri non li potrete mettere. Quindi vediamo subito ad esempio di mettere un nome al mondo, ad esempio Creeper 565. Poi mettete un altro spazio e dovete indicare il seed. Il seed può essere solo numerico, quindi non potete mettere dei seed in parola. Però se scrivete random, il seed verrà generato casualmente. Quindi vediamo subito di inviare il comando e di generare un nuovo mondo. Ecco qua, in meno di un minuto il nostro mondo sarà pronto, quindi non ci rimane altro che attendere. Ed ecco qua che dopo circa 30 secondi il nostro mondo è pronto, quindi ora ci resta solo da fare slash craft world join server e poi il nome del mondo. Questo è il comando che userete sempre per entrare nel vostro mondo. Quindi ora inviamo il comando e in qualche secondo eccoci qui sul nostro mondo. Vedete che si sta ancora un po' generando. E in questo mondo è tutto normale, come un normalissimo mondo vanilla. Ovviamente si possono spaccare i blocchi e piazzare.
E quindi a questo punto, se volete, potete invitare dei vostri amici a partecipare al vostro mondo. Ok ragazzi, quindi questi erano un po' tutti i comandi che volevo mostrarvi. In più, ovviamente per tutti gli altri comandi trovate scritto qui facendo slash craftword come si fa il comando. In più, qui allo spawn c'è scritto il record di user connessi, il numero di server che esistono, poi il numero di mondi generati finora e la TPS. Se la TPS è a 20, vuol dire che non c'è un filo di lag sul server. Infatti, la maggior parte delle volte la TPS è sempre a 20. Ok ragazzi, quindi gli altri comandi dovrete scoprirli voi. Questi erano i due comandi principali, quelli per creare un mondo e per entrarci. Ovviamente è anche molto importante poter invitare un player. Basta fare craft word invite e poi il nome del player che volete invitare. Dovete essere connessi al vostro mondo nel momento in cui fate questo comando e dovete essere per forza i founder di quel mondo, cioè quelli che l'hanno creato. Altrimenti non potete invitare altri player. E quindi questo era un po' tutto quello che volevo mostrarvi. Ora, prima di salutarvi, volevo farvi sapere alcune cose. Intanto, se non entrate, nel vostro mondo per più di un mese, il vostro mondo verrà cancellato per inattività. Quindi cercate sempre di, rientrare ogni tanto in modo da non perdere il vostro mondo. La seconda cosa che volevo dirvi è che al momento questo server è solo per chi ha Minecraft Premium, ma entro poche settimane lo renderemo anche per SP, quindi se farete molte richieste velocizzeremo i tempi della creazione, del server che regga anche gli SP. Poi la terza cosa è che questo server al momento ha solo 20 slot con 4 GB di RAM. Ma se vedremo che vengono molti player, che è quello che si spera, porteremo il server a 16 giga di RAM e a 80 slot. Quindi ragazzi, se vorreste giocare insieme a un vostro amico su un server di Minecraft, ma non volete andare in un server pubblico, ma vorreste semplicemente essere in un mondo nella quale ci siete solo voi, ma non avete la possibilità di prendere un server dedicato per non avere un minimo di lag, potete sempre venire su questo server, creare il vostro mondo, invitare i vostri amici ed ecco fatto. Quindi ragazzi, qui da Paolo565 è tutto. Quando il server diventerà per SP ve lo faremo sapere, farò un video apposta. Spero che questo video vi sia piaciuto e anche il server, l'IP lo trovate in descrizione. Se volete potete venire anche su TeamSpeak, nella stanza pubblica di questo server, con la quale magari potete parlare con altri player che non conoscete e magari invitarli nel vostro mondo oppure voi andare nel loro. Quindi ragazzi, qui per il momento da Paolo565 è tutto e quindi noi ci becchiamo in un prossimo video.